Noi stasera parleremo di Verdi. Racconteremo quale rapporto Verdi abbia avuto con l'Italia e con gli italiani, soprattutto in quale modo li abbia ritratti nelle loro caratteristiche, qualche volta positive, più spesso negative. Vorrei cominciare questo racconto del Verdi politico con una delle scene politiche più significative che ho preso dall'Attila. Siamo nel V secolo, ad Aquileia, dove il re barbarico, il re barbaro, Attila, dopo il saccheggio, parla a tu per tu con il generale romano Ezio. Sentite voi se un generale romano può abbassarsi fino a questo livello. Tardo, gli disegna la situazione politica dell'impero. Tardo per gli anni e tremulo è il regnator d'Oriente, Costantinopoli, dove regnava in quell'anno Anastasio. Siede un imbelle giovane sul trono d'Occidente. Quell'imbelle giovane è il suo re. Se noi ci alleiamo, tutto questo va a gambe all'aria. E la chiusa è: avrai tu l'universo, resti l'Italia a me. Cioè gli propone il mascalzone una infame spartizione in nome di una trama che forse neanche Badoglio avrebbe osato fare, non almeno in questi termini. Rigoletto. La donna immobile è una canzonaccia da osteria, dove si dichiara un disprezzo per il genere femminile, per il sesso femminile, come raramente dicono le parole. La donna immobile qual più malvento muta d'accento e di pensiero. Dicono sempre le bugie, sia che piangano, sia che ridano. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida malcauto, incauto, il core. Eppure, e questa è la chiusa un po' che addolcisce, sia pure, pur mai non sentesi felice appieno chi su quel seno non liba amore. Pavarotti. La donna è mobile, qua più al vento, muta d'accento e di pensiero. E di pensiero.